sicuramente positiva, però c'è un po' di rabbia su questo 2-2. Sì, c'è un po' di rabbia, un po' di dispiacere, perché queste sono partite che bisogna portare a casa col punteggio pieno. Quindi abbiamo concesso loro nel secondo tempo un paio di situazioni, ci hanno puntualmente castigati e poi dopo le cose sono diventate più complicate, difficili. E abbiamo riacciuffato, abbiamo avuto anche l'opportunità di chiuderla ancora un'altra volta e questo probabilmente è stato poi il leitmotiv di questa gara, dove ci è mancato un pizzico di determinazione, di convinzione sotto porta per andare a finalizzare meglio, perché creare tante opportunità e non portare a casa il risultato pieno, peccato. Banalizzo, il Parma forse ha pensato solo 1-0 di aver già chiuso la partita. No, il Parma non ha pensato a questo, perché abbiamo detto subito ai ragazzi, però è coinciso con il minuto, dopo un minuto e mezzo abbiamo preso l'1 pari e lì c'è stato il contraccolpo. Figuriamoci poi sul 2-1, però hanno continuato a giocare, a lottare, a provarsi, e questo dimostra che le energie ci sono, sia fisiche che mentali, però bisogna essere più convinti lì sotto porta, perché creare così tanto e concretizzare poco può essere veramente complicato. Amarezza, rammarico, paura, come si gestisce una settimana dopo un risultato così? Quali sono le prime cose che un allenatore deve fare con una squadra perché si riprenda da questo pareggio? Tutto sommato? No, insomma, non è che adesso bisogna fare cose strane, bisogna solo lavorare ancora di più sui pregi che abbiamo mostrato, perché quelli si possono ancora ulteriormente migliorare e capire quelle lacune che ancora vanno eliminate, e non bisogna concedere a un avversario che poteva essere veramente alla nostra mercé invece di potersi riproporre e darci fastidi. Questo è un aspetto psicologico che non è facile da fare, però sul quale bisogna lavorare, dovrò lavorarci, cercherò di fare anche meglio. Due traverso col Milan, due traverso un po' oggi, c'è un po' di sfortuna di questi risultati. Io sono, a me non piace parlare di sfortuna, che un paio di situazioni potevano veramente essere concretizzate meglio, al di là della traversa, però abbiamo creato tanto, questo è importante, perché sarei veramente preoccupato nel momento in cui non fossimo riusciti a creare situazioni e fosse venuto fuori solo un gol da una palla inattiva e chiuso il discorso. Invece è una squadra che crea e costruisce quello che ha costruito oggi, poi se non riesce a concretizzarlo come è successo non mi fa preoccupare più di tanto. È chiaro che non dobbiamo perdere però quello che sono quegli aspetti positivi che sono fondamentali, quindi di continuare a crederci, di continuare a creare e avere poi quella cattiveria per buttarla dentro. Più amareggiato per le occasioni sprecate in avanti o per il gol? Io come allenatore è chiaro che devo fare una valutazione a 360 gradi, quindi ci sono aspetti dal punto di vista degli attaccanti o delle finalizzazioni che vanno migliorati, così come anche dal punto di vista difensivo. Quando si parla di attaccanti non si parla solo di Giovinco, Floccari o Kaká che hanno giocato là davanti, ma si parla di tutta la squadra, così si parla di tutta la squadra anche dal punto di vista difensivo, perché abbiamo concesso volte ripartenze a loro solo per mancanza di attenzione nell'andare ad accorciare. Questo limite. A dire di tutto, guardiamo che la classifica, visto gli altri risultati, siamo rimasti lì invariati, quindi con una partita in meno, quindi un buon segnale. Sì, questo è vero, però sarebbe stato veramente importante portare a casa i 3 punti oggi, perché si dava veramente un impulso alla classifica notevole. Non ce l'abbiamo fatta, non siamo stati così bravi e quindi dovremo ancora lavorare di più per la prossima, che sarà tosta. Grazie. Grazie.